Bene, Zenith fatto, direi di passare al prossimo mondo. Vediamo cosa abbiamo. Colline frattura, dai. Vediamo un po'. Gli dà fastidio la musica a questo qua. Andiamo. Oh, salve, signor Drago. Sei piuttosto carino per essere un quadrupede. Mi piacerebbe farti visitare il nostro tempio, ma un branco di terraformisti l'ha rinchiuso nella roccia. Dà fastidio il suono. Ma questi? Ah, ok, come i draghi. Come i draghi del primo, dai. Hanno riportato un po' sta cosa. Ah, liberiamo parte del tempio, ok. Grazie per avermi liberato. Ci sono ancora altri satiri intrappolati nella roccia. Quindi devo, principalmente devo liberare i satiri, va bene. Noi guardiamo in giro, al solito, raccogliamo tutto. Ma lì c'è un vortice. Qua, altre gemme. Sì, poi alla fine non so, però la missione, diciamo, principale dura 5 minuti. Poi tutto il resto. Oh! Abbiamo bruciato i capelli. Ecco. Per così dire. Vediamo. Aia, abbiamo mangiato. Maledetto. Questi mi sa che si mimetizzano, appunto. Essendo alberi. Beh, li brucio tutti, arbusti qua. Ah, anche indietro, aspetta. Vabbè, te, aspetta, adesso ti libero. Fammi vedere qua. Non pensavo c'è niente, potessero essere bruciati. E altro pezzo, via. Ok, non dice niente. Vediamo. Aia. Ah, già, giusto, essendo di pietra. Porca vacca. Ah, però possiamo spingerlo. Possiamo spingerlo. Se non gli pietra il fuoco non gli fa niente. Effettivamente è una cosa che ha senso. Qua. Guarda questo. Siamo a metà. Ma forse il modo per sconfiggerli ci sarà, magari con qualche potenziamento, non lo so, guardalo. Olè. Perfetto. Aspetta, qua c'è un satiro, non l'avevo visto, si confondeva con la roccia. Nessuno si muove. Tanto pare. Maialino. Facciamo questo. Ok. È che ne manca solo uno e poi il tempio è libero, ma
credo che mi guarderò in giro prima di entrarci. Adesso vediamo. Che bello essere liberi. Ora è rimasto solo un satiro da salvare. Esatto, strano che lui ha parlato. Boh. Vita, perfetto, così ci ricarichiamo anche la salute della libellula. Questa, aspetta, adesso vengo a parlarti. Abbiamo deforestato tutta la pianura praticamente. Forse adesso prendiamo anche quello un attimo. Oh, un drago, forse puoi aiutarmi. La mia amica è chiusa in questa stanza e ha perso la chiave. Sai quanto è difficile trovare un fabbro a quest'ora della notte? Batti la porta. Non puoi aspettare il mattino. Sì, Andiamo, c'è qualche magari passaggio? No. No, mi dice di ammetto di abbattere la porta, quindi l'ha sfondata per forza, ma dubito che a testate. No, ci vorrà qualcosa. A parte che io in teoria ci passerei, Se vogliamo metterla giù, bene, ci passerei. Però qua si scende ancora a 14. Magari è la supercarica, non lo so. Oh, liberiamo l'ultimo. Vai, suona. Olè. Ora che hai salvato tutti i satiri alle colline frattura, dovresti poter entrare nel tempio. Sì, sì, ma aspetta. Calma, entriamo. Allora, però mi manca, un nemico forse. Non ho visto il numerino. Oh, vabbè, andiamo là, dai. Andiamoci. Gemme, ma se li spingessi nella lava, per esempio. Aspetta, Ok. Ah, non si smuove. O forse sì. Aia. No, sì, di poco, ma. Di poco. Sono, devo essere pesanti. Vediamo. Poco. Oh. ciao. sì. Devo buttarli giù nella lava. Magari però col potenziamento, qualsiasi cosa sia, possiamo comunque romperli. Mamma mia. Forse è il nemico più tosto, finora. Questo. È più lungo da sconfiggere. Aspetta, E poi devo stare attento perché. Madonna. No, stavo finendo io. Aspetta. Beh, però. Anche così, magari a ripetizione, non gli do il tempo di contrattaccare. Aspetta. L'ha spinto il maiale. Vabbè. Questi sono proprio sul bordo. Dai. Aia. No. Cavolo. No. Via. Ok. Questa telecamera. Queste movenze poi. Ok. C'è qualcosa, ma aspetta, ma se io tornassi dal potenziamento, vediamo che cos'è. È la supercarica. Oddio, aspetta, calma, ok, devo vedere, devo seguire il percorso, immagino. C'è Hunter, c'è per andare dove? Qua la lava non c'è.
qui la lava non c'è, perciò per sconfiggerli non lo so. Vediamo adesso. Ok. Là c'è un laboratorio, sembra. Vediamo. Andiamo qua dietro, che siamo in una zona imboscata, appunto. Basta. Sto sperimentando una nuova pozione e vorrei provarla, ma con quei terraformisti in giro uscire è diventato un po' complicato. Saresti così gentile da scortarmi? Bene. Ottimo, tieni lontano da me quei plasmatori terrestri e io porterò questa pozione ad Hunter. Ah, proteggi l'alchimista e i terraformisti. Forse è la missione di Hunter. Vabbè. Sì, ma tu devi... cioè, devi passare proprio lì. Voglio dire... aspetta, rifacciamo. Mi proteggerai da... sì. Allora... dai, colpisci. No, però... no, devo colpire io subito. Non devo aspettare. Mi protegge. Allora. Devo colpirlo subito così. Ok, non gli do il tempo. E niente, lui deve passare per forza di lì. Ma no. Ok. Dove vai adesso? Che giro stai facendo? Aia. Ma perché vai di lì? Mi proteggerai da qui. E io però non ho più vita, mo, eh no, se è un peccato, aspetta. C'è il maialino. Ok, allora va di lì. Poi dove andava? No, andava di là al pelo. Poi va di qua. Non ho capito perché, ma vabbè. Perché fai tutto giro? Ecco. Sono morto io, mo. Aspetta, intanto dobbiamo ricominciare da lì. Cioè, ma non c'è la strada dritta, no? Deve fare tutto... boh, il percorso. Ecco, infatti, ricomincio da qua. Scusa, sì. Dai, ce la possiamo fare. Solo un po' di pazienza. Se però non... ok. Ah, poi andava da questo. No. Era già così vicino. Dai, dai. Ok, poi dove va? Dove va da questo? Ma perché torna indietro? Madonna. È scemo. Oh, è qui. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah, era imprigionato nella pietra. Vabbè. Oh, i miei piedi stanno meglio. Ti occuperesti di questa cosa per me? Beh, almeno ci dà la sfera, va. Sembra il minimo. Torna da me quando avrai imparato a dare testate e daremo una bella lezione a quei plasmatori terrestri. Dare testate, in che senso? Torna da me quando avrai imparato a dare testate e... sì, ma in che senso? Imparato a dare testate, perché non do testate? Non l'ho capita. Boh, aspetta. Aspetta un attimo. Vediamo questo... forse devo fare un percorso, non lo so. Sembra strano, a vedere. Seguiamo. Ah, sì, lo devo seguire. Vediamo dove andiamo. Aspetta, sono questi miei, dimentico. Ok. Aspetta, io posso fare così. Cioè, voglio dire, è diretto così. Aiuto, aiuto. Non vedevo niente, ho sfasciato qualcosa. Vediamo, ho rotto qualcosa. Andare di qua. Ah, poi vado di là. Ok, aspetta.
scusa, vai giù. Via, questo mi ha preso. No. Via, via, va, andiamo via, aspetta, va. Dov'è che era qua? Menano duro quelli lì, Allora, la supercarica di qui. C'è qualche maialino, sì. Ok. Beh, vediamo. Che percorso ci... vabbè. Ci fai fare... No, perché di qua arrivo un po' strano, cioè arrivo in obliquo. Aspetta. Prima ce l'ho fatta. Poi... No. No, faccio così, così, qua invece così arrivo dritto. Però mizga, sto tunnel, oh, mi manda un po' insieme alla vista. Devo fare così. Poi ok. Cavolo. Sì, mi ricordavo che c'era lo scalino, però. Ma vedete, cioè diciamo, perdiamo un sacco di tempo per queste cose qui. E poi la roba principale la finisco. Ok, ho saltato. Oddio, non l'ho visto. Aspetta, c'è qualche maialino, ecco appunto, se no muoio. C'è anche... c'era anche la gemma, aspetta che ho visto delle gemme qui. Ok. Allora, tutto sto giro per... e vai via, oh. Per andare qui, per sfondare questo, mi sa, eh. Sì, credo. Facciamo che okay. Ho fatto per miracolo prima. Allora facciamo così, così arriviamo. Ecco, bene. Andiamo dritti, sì. Dai. Ma no, ce l'avevo fatta, però non ho preso la rampa. Oh. Dai, 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 devo prendere la rampa. Sì. Ah, continua, oddio. No, vabbè, sono caduto. Ah, ma volete vedere che faccio tutto sto giro per sfondare quella porta lì e liberare l'amica? Sarà così, sì, sì, perché poi arrivo da qui. Sì, ma... io pensavo invece che era un'altra cosa, vabbè. Madò, ma che... oh, fino in fronte arrivo. Oh, grazie al cielo hai abbattuto la porta. Temevo che sarei rimasta qui per sempre. Ho trovato questa bella sfera qui dentro. Prendila tu. Ma guarda, forse per me... rimanevi qua per sempre. A parte che c'era una finestra grande come una casa, potevi passarci attraverso. Non solo io potevo passarci, potevi passarci anche tu. Cioè, voglio dire. Vabbè. Oh, e anche questa è fatta. E mi ha dato la sfera. Allora, manca una sfera più il talismano. Ovviamente sarà nel tempio. Però io vorrei sapere cosa intenderà, cosa intende Hunter per imparare a dare testate. Torna da me quando avrà imparato a dare testate. Cosa vuol dire? E daremo una bella lezione a quei plasmatori. Cosa vuol dire? Oh, cioè, ti hanno per scontato che tu lo sappia. Allora, dove devo andare? Aspetta, vediamo. Va di là, c'è qualcosa. Questo andrà sfondato.
questo siamo un laboratorio. Questo anda suonato con la carica, forse. Scusa, dov'è la carica? È qua. La carica è qui. Forse sì, aspetta, faccio una prova. Ma cioè andare tipo di qua, fare il giro largo. Però è difficile, cioè girarmi giusto. A meno che cioè non so, devo curvare subito. Non so. Finisco nella lava. Se curvo subito finisco nella lava, quindi devo girare tipo in tondo, non so, tipo così. Quasi ho calcolato male o le curve, una cosa del genere. Sì, ma però certo che ho, voglio dire, un po' più semplice magari, cioè, non è che sia impossibile, però devi fare un po' di tentativi. Prima mi è venuto al primo colpo. Dai, mi gira la testa, io non lo so. Ecco, ho sbagliato proprio totalmente. Però meglio di prima. Ecco, poi se non finisco nella lava magari. Mi gira la testa. Ecco, stesso errore della prima volta, ho tardato troppo a saltare. Ecco, ho fatto errore nello stesso errore di prima, va bene. Aspetta, qua c'era il maialino, eccolo. Ok. Allora. Madonna. Ma no, l'ho scavalcato, ma si può... No, veramente fatelo un po' più complicato, per delle gemme, voglio dire. Francamente non lo so se, ecco, se la versione originale, cioè, proprio così, delle volte nei remake o nelle remaster magari aggiungono qualcosa, modificano qualcosa. Che mi sembra strano che c'è un bambino di 8 anni riesca ad arrivare a fare una roba del genere. Oh, alleluia. Cioè, non lo so, poi particolarmente dotato. Allora, questo è fatto. Allora, a parte sto tempio e Hunter, che non ho ben capito che cavolo vuol dire, impara a dare testate. Forse nel tempio è la risposta, non so. Allora andiamo nel tempio, vediamo. Aspetta che c'è il maialino. Ok. Allora, per andare nel tempio, forse di qua. Vediamo. Qui magari. Vediamo, no, qua è chiuso. Qua, esatto. Sì. Vediamo. Oh, salve, giovane drago. Probabilmente ora ti aspetti che ti ringrazi per aver salvato una povera creatura indifesa come me. Beh, spiacente, piccoletto. Mi ero chiusa qui dentro per starmene tranquilla. Comunque, gli altri fauni volevano che ti dessi questo talismano. Cioè, per stare tranquilla ti sei murata viva? Complimenti. Ah, ma glielo possiamo bruciare lo stendardo. Abbiamo raggiunto le 400 gemme. Perfetto. Incredibilmente al primo colpo senza andare in giro a cercare. Manca una sfera, che è quella di Hunter. Però io voglio sapere cosa vuol dire dare testate. Aspetta. Qua c'è un vortice. Per tornare
all'inizio, esatto. Brucio lo... Oh, salve, signor sì, Drago. Sì, va bene, va bene. Brucio lo stendardo perché posso. Aspetta, a parte che mi sa che si sono ricreati, però... No, torniamo da... Hunter. Aspetta, dov'è che era? Che non... non ricordo, aspetta. Di qua. No, di potenziamento ce n'è uno solo, che è quello là. È la supercarica. Era di qui. Allora, dalle testate, secondo me, però pensando, ci potrebbe riferirsi alla supercarica. Una cosa che mi viene in mente, però... Perché c'è qualcosa forse da sfondare qui? Magari quello, anche se può, mi sembra una lastra di pietra, non so. Vediamo, torna scusa. Da me quando avrai imparato sì. A dare testate e daremo una bella bella lezione. Vabbè, con la supercarica aiuto. Con la supercarica gli vengono fuori le cose, però non è che muore, cioè le stelline gli vengono fuori, ma vedi, però non è sempre lì. Come dire. Forse ci manca, non so, mi viene in mente qualche altra abilità, magari, che non abbiamo. Cosa vuol dire dare testate? Perché non me lo dite in maniera semplice? Cioè, è detto in maniera semplice, ma... non so, boh. Non lo so. No, io continuo a dare testate ai cosi qui, ma... Scusa, aspetta. Se io adesso... Vediamo, è una curva un po' stretta, non so se riesco a farla, però... No, devo fare il giro... gli do una testata a lui. Così. Tanto per... Secondo me se lo merita pure, visto che è un imbecille, però... Ma... no, vabbè. Battere. Vediamo se ci riusciamo bene, sennò tanto. Allora, il livello è a posto, manca quella sfera che mi deve dare lui. No. No, ti posso bruciare, non ti faccio niente purtroppo, Purtroppo. Ma qui c'è... ma vuoi vedere che aspetta? Mi è venuto un flash. Intende forse testate al terreno? Cioè che io salto e faccio boom sul terreno e sfondo le cose sul pavimento. Ma è così. Magari è proprio un'abilità che mi manca. E che magari me la darà il riccone, come quando... ho imparato a nuotare. Quindi niente, vabbè, dai, allora lasciamo in sospeso sto livello, se no poi mi blocco qui. Tanti saluti. Torniamocene nel nostro mondo. Base. La fastidiosa musica, Può anche aver ragione, voglio dire. Se la suona 24 ore su 24. Ah no, questa gli piace.